rapidamente divisi in due gruppi. Uno molto più numeroso di 850 persone, che fu giudicato persone donabili. I più fortunati di loro, relativamente più fortunati, 200 invece furono mandati ai campi di lavoro e si spersero un po' poi nel campo. Cioè che non vengono citati gli omosessuali, i disabili e i testimoni di Geova. I testimoni di Geova, come sapete, non partecipano a nessuna iniziativa pubblica, proprio impossibile. E ricordare oggi qui, su questo luogo in particolare, quanto accaduto il 16 ottobre del 43, poi in realtà non è che si fermò quel 16 ottobre la caccia agli ebrei a Roma e nel resto d'Italia, proseguì perché la spietatezza della ricerca del nemico. Qua alle nostre spalle abbiamo una mostra, una iniziativa che inizierà domani, appunto, la razza nemica. La propaganda la definiva razza, c'è un'immagine là che se vi avvicinate vedete su quel giornale che era la difesa della razza, vedete c'è un gladio, manco a farla apposta, poi che strani, i simboli che ritornano, che separa la testa di una così, di un romano, probabilmente una figura di una statua romana, quindi secondo la loro mente malata ariana, comunque una appartenente alla romanità, da una testa con un naso adunco e una testa invece di una donna africana, quindi era proprio la spada, il taglio netto, l'arma, la morte che doveva recidere questo legame.